Se vi aspettate che vinceremo la Champions League, ragazzi, vi posso già dire, levateci ogni speranza, o voi che ci pensate anche minimamente. Amici carissimi del canale Rubus e Second Side, ben ritrovati all'interno di Football Manager 2024. Riprendiamo la nostra carriera, la nostra ultima stagione ufficiale alla guida del Napoli, perché Vox Populi si è deciso che completeremo questa stagione. Come verrà, verrà. Dopodiché si resetterà tutto da zero e si partirà come siamo partiti la prima volta su Football Manager 2023, ovvero senza squadra, senza esperienza, senza proprio zero esperienza, ragazzi, zero totale. Con metteremo tanti campionati, ok? Quindi do goio goio al primo offerente, ci andiamo a buttare e ricomincerà da capo la nostra carriera ed il nostro cammino. Però quest'anno abbiamo da onorare ovviamente il Napoli. Obiettivo molto più realistico sarà la vittoria dello scudetto, o perlomeno lottare per la vittoria dello scudetto, per come sta andando in questo momento il Napoli. Se vi aspettate che vinceremo la Champions League, ragazzi, vi posso già dire, levateci ogni speranza, o voi che ci pensate anche minimamente, perché non esiste che noi con questa squadra saremo abili a vincere la Champions. Improbabile. Fatto questo, comunque abbiamo l'ultima partita del nostro momento nazionale, la National League. Abbiamo proprio lo scontro diretto, l'ultimo scontro diretto, quello che ci potrebbe dare ufficialmente il passaggio alle fasi finali, in casa contro l'Inghilterra all'Allianz Stadium, ragazzi. Quindi prepariamoci al meglio e ci vediamo nel pre-partita. E allora la nostra nazionale si presenterà con la seguente formazione per onorare l'impegno, un impegno molto importante contro l'Inghilterra. Donnarumma in porta, Udogie, Bastoni, Okoli, Repossi, Faticanti, Barella, Casadei, Raspadori, D'Andrea e Carrozzo, oggi la novità costituita dall'ala destra D'Andrea in campo, e da Carrozzo lì davanti, giusto e doveroso che sia fare un po' di turnover. Ma con i giusti crismi va presa questa partita, perché contro l'Inghilterra abbiamo anche un conto in sospeso non indifferente. Abbiamo vinto lì in Inghilterra, cioè scusatemi, la partita di andata, ora c'è da vincere anche quella di ritorno. E Ramsdale, Alexander-Arnold, Forbes, Edwards, Wright, Mount, Rice, Elliott, Foden, Saka e Wagstaff per l'Inghilterra. E allora a noi, signori, il compito di caricare i ragazzi, e a noi il compito di presentarci in campo nel migliore dei modi con un 4-2-3-1 per l'Inghilterra. Allenatore è Van Bronckhorst e noi ovviamente ci presentiamo con un 4-1-2-2-1 o un 4-1-2-3. Ricordo sempre che siamo ancora in una fase beta del gioco, quindi è possibile, ragazzi, che si incontrino dei bug come quello della scorsa... dello scorso video, dove praticamente abbiamo giocato contro l'Inter tutte e due in nero. Però quella partita evidentemente ci ha portato bene, che siamo riusciti a vincere per 3-0 proprio contro l'Inter. Ora l'Italia però con Raspadori che lascia aspirare il pallone, mette al centro qui, ottima la difesa, attenzione Barella, alto sopra la traversa, ancora Udogie, siamo al 18° minuto. Barella, una bella Italia, ancora Barella, altra conclusione questa volta, sempre alta ma più incrociata. Molto bella questa conclusione da parte di Barella, siamo adesso al 20°, l'Inghilterra che si affaccia con Mount, Saka, ma D'Andrea gli sradica un bel pallone, Carrozzo appoggia a Raspadori, si allunga sulla fascia di sinistra, ancora il nostro 10, Barella, oggi sempre nel vivo dell'azione, mette al centro D'Andrea e colpo di testa di Carrozzo, il gran gol del nostro numero 9, Italia in vantaggio. Vediamo il cross bellissimo di Barella qui che la salva sulla linea, ancora lui si allunga sulla fascia di sinistra, seguito a vista da chi era? Da Alexander-Arnold, io proprio di meno che se lo lascia sfuggire quel tanto che basta per servire il colpo di testa prezioso per il nostro Carrozzo, 1-0 Italia. 32°, l'Italia è sul pezzo. Ma qui sbaglia, attenzione, Wagstaff, gas del tiro, la grande parata di Donnarumma. Qui una piccola
indecisione da parte del nostro Coli, che ha sbagliato completamente il passaggio. E Baskaff ancora nel secondo tentativo per lui, questa volta alto sopra la traversa. Cali di tensione, facciamo attenzione. Parte la ripresa, è uscito Arnold ed è entrato proprio Pickwell. Foden, qui si fa sradicare il pallone da faticante. Attenzione ad Andrea che ha tutto il tempo dentro l'area di rigore. Il tiro, la traversa sul miracolo di Ramsdale. Italia vicino al raddoppio al sesto minuto della ripresa. Ma attenzione a questo capovolgimento di fronte, perché Saka c'ha i galloni e guadagna anche un fallo con l'ammonizione di Repossi. Attenzione che l'Inghilterra è ancora viva, visto e considerato anche che la Slovenia sta vincendo 2-0 sulla Svezia, adesso ha pareggiato i conti proprio con l'Inghilterra, ma la differenza reti del meno 2 vede in vantaggio gli inglesi, che però non devono mollare, non devono mollare. Mount mette al centro, D'Andrea sparacchia lontano, arriva Brighte, si allunga molto bene Brighte dentro, qui Okoli fa questa volta buona guardia, ma ancora una volta sbaglia il passaggio. Okoli ha combinato un macello, nel giro di 20 minuti ha ricommesso un altro errore fatale qui, riconsegnando ancora una volta la palla all'avversario. Qui inspiegabile quello che ha fatto, una cosa del genere neanche ragazzi negli oratori si vede. Un passaggio di un difensore al centro, incredibile, erroraccio. E 1 a 1 e Okoli inspiegabilmente non capisco perché abbia 6.7, perché si merita praticamente la sostituzione, cosa che tra poco andrò a fare. Ma intanto c'è da sostituire Udogie, che non ne ha più, è entrato Maso Buonafede. C'è anche da sostituire Raspadori, gli entra ovviamente. Raspadori sta giocando a sinistra, quindi facciamo giocare, no Donati, ma facciamo giocare Chiesa, anche se a sinistra non è proprio... Sì, perché no, può farlo. Poi ci sarebbe ovviamente da far uscire anche più che altro Casadei, che è regista avanzato, e farei giocare per l'appunto Miretti. Come vedete la classifica non è stata ancora aggiornata, perché teoricamente l'Italia dovrebbe essere a 10 punti, mentre invece l'Inghilterra ne dovrebbe avere 7. Quindi c'è un qualche problema con sta classifica, a meno che l'Italia adesso non ritorna in vantaggio. Ed è successo proprio questo, cioè il gioco ha previsto che l'Italia ritornasse in vantaggio. E ancora una volta una zuccata tremenda da parte di Carrozzo, che oggi davvero incontenibile in area di rigore, riporta in vantaggio l'Italia. Qui sul cross di D'Andrea non c'è praticamente nulla, c'è solo il raddoppio dell'Italia. 2-1. E qui adesso ha sbagliato ancora una volta, oppure hanno previsto già in anticipo che l'Italia, che l'Inghilterra pareggerà, perché è ritornato il tutto a Italia 10, Inghilterra 7, e non capisco il perché la classifica ci sta un po' prendendo in giro. Guardate la classifica, noi dovremmo essere con 4 vittorie e 0 pareggi, quindi ecco, infatti adesso è ricambiata, non so che cosa sta succedendo, ricalcolo immediato. Siamo al 91esimo, mancano 4 minuti alla fine dei 5 che sono stati concessi all'arbitro. L'Italia si sta andando a prendere la qualificazione matematica. Doppia vittoria sull'Inghilterra, 2-1, e l'Italia si qualifica ragazzi, molto molto bene, ben fatto a tutti. E ora l'Inghilterra, attenzione, perché con questa Svezia, con questa Slovenia molto carica, dovrà fare molta attenzione. Noi l'affronteremo in casa, la Slovenia, in quella che sarà la nostra penultima partita di questo gruppo, che ormai secondo me ha poco da raccontare. Archiviata la parentesi Italia, adesso signore si ritorna con il Napoli va in trasferta a Torino e sarà partita molto difficile, quindi prepariamoci al meglio e ci vediamo per la formazione. Allora ragazzi, a tal proposito ci giunge voce che Fabiano Sousa stia vagliando le alternative a conclusione del suo contratto. Una delle cose molto interessanti, nuove, di questo capitolo di Football Manager è quello di avere la possibilità di assumere un intermediario per la vendita del giocatore. Io vorrei proprio utilizzare questa opzione in questo caso proprio, oppure addirittura offri via transfer room ragazzi. Queste sono cose molto molto belle. Allora, assumi un intermediario, ovvero sì, ci sarà un qualcuno, confermi di voler assumere un agente intermediario per facilitare la cessione di questo giocatore.
Il suo procuratore può dirti se il giocatore è interessato a trasferirsi, evitando così qualsiasi potenziale infelicità che potrebbe sorgere in seguito alla tua scelta di rivolgerti prima a un agente intermediario. Questa è l'opzione che io vorrei provare. La proviamo subito. Quindi c'è da assumere addirittura questo intermediario e vediamo. Allora, il nostro direttore sportivo ci sta dando due nomi. Per ottenere maggiori informazioni sul valore di mercato del giocatore, ho parlato con alcuni intermediari, scegliere uno a cui chiedere aiuto per la cessione di questo calciatore. Affidarsi a un intermediario comporterà il pagamento di una percentuale dell'importo del prestito come commissione, nonché una deduzione del costo definitivo del trasferimento. Quindi se noi prendiamo per esempio Ugo Coronelle, agente a livello mondiale, trasferimento, lui si prende il 10% e arriveranno offerte già domani mattina. Offerte che vanno dai 9 milioni e mezzo agli 11 milioni, di cui lui si prenderà però il 10%. Mentre invece con Anthony Bain, procuratore continentale, lui si prende il 6%. Le offerte arriveranno tra due giorni, noi teoricamente fretta non ne abbiamo, ma saranno delle offerte che si aggireranno tra gli 8 e i 10 milioni 750. Se consideriamo noi che si prende il 4% in più Coronel rispetto a Bain, e praticamente se dovessimo dedurre dal togliendo il 4% da 9 milioni e mezzo, non dovrebbe fare 8 milioni, dovrebbe fare qualcosina in più. Ok, quindi io opterei, voglio fare questa prova per Ugo Coronel. Ci arriveranno delle offerte già domani, ok, in mattinata, e varieranno dalle 9 milioni e mezzo agli 11 milioni. Io voglio vedere se ci riesco a fare questa cosa, ok? Lui si prenderà il 10% di commissione, ma va bene, basta che ci sbologniamo Fabiano Souza, perché non sarebbe male, visto che va in scadenza proprio quest'anno, vedete, nel 33. Allora vedete ragazzi che stanno arrivate le offerte. Per esempio il Ran, squadra che abbiamo affrontato in Champions League, detto fatto ci ha fatto un'offerta, estremamente addirittura interessato ad andarsene a Fanculandia nel Ran. Lui percepisce 6.790.000. Il prezzo che ci hanno chiesto sono, ci hanno offerto sono 10 milioni e mezzo, come ci aveva l'intermediario fatto capire e inteso. Commissione dell'intermediario, quella non si discute, infatti non si può modificare, però noi possiamo trattare. Per esempio, io potrei chiedere anche 12 milioni e mezzo. Propongo ed è stato cancellato. Quindi questo significa che non possiamo molto cazzeggiare quando l'offerta arriva, a prescindere. Vabbè, ma arriveranno altre offerte, si spera. Il Genoa andato batte la Fiorentina 3-0 e si conferma squadra ancora una volta quest'anno molto molto ostica. Passo indietro enorme della Fiorentina. Genoa che adesso si piazza in quella zona Europa League che l'ha contraddistinta l'anno scorso, quindi come apertura di campionato non c'è male anche quest'anno per i grifoni. Napoli riceve comunque 9.750.000 per il trasferimento di Adam Losek dopo aver disputato 20 partite. Se andiamo nelle finanze, come vedete, questi soldi ci sono stati dati, qualcosa se l'è presa la società, però direi che adesso abbiamo 8 milioni puliti puliti, mi pare che l'avevamo, non le avevamo prima, mi pare che avevamo 4 milioni, 3 milioni, cose del genere. Quindi va bene così. Inter Cremonese spalle Juventus, che culo, e Torino Napoli. Vincono infatti tutte e due, sia l'Inter che si riaffaccia, signori, in alto, anche se ancora molto indietro con 8 punti, ragazzi, mentre invece la Juventus continua il suo cammino inarrestabile, va a vincere a Ferrara per 3-1. E adesso tocca al Napoli. Napoli che va a giocarsi questa partita recuperando Sene, anche se ancora non è proprio al 100%, infatti oggi gli facciamo giocare Luca Morgan come attaccante, il gallese Luca Morgan. Ceciu tra i pali, Nets, Pavlovic, Villani, Grigher, Aslani, Ederson, Joao, che finalmente questi tre cominciano ad avere familiarità tra di loro. Shraoui, Carrasco e Morgan là davanti. Signori, questa è partita che ci deve confermare come squadra antagonista di Juve e Milan quest'anno. Non vogliamo sentire cacchi. Stankovic, Antonazzo, Jakel, Ramai, Ganchas, Irilia, Lainen, presumo finlandese, Pepe, Moreira,
Ciamma Ighella, Axbanovic, Pietro Pellegri. Signore, ma che cazzo di nomi sono questi? Va bene, va. Difensori, sproniamo. Centrocampisti, sproniamo. Attaccanti, spaccate le porte. Vai! 4-2-3-1 ancora una volta per i padroni di casa con allenatore Luis Muriel, raga, pazzesco. Nel 2033 chi se lo sarebbe immaginato Luis Muriel attaccante dell'Atalanta a finire a fare l'allenatore del Torino. D'altronde ci ha anche giocato, mi pare, al Torino. Calcio d'inizio, signori, si parte ancora una volta, purtroppo, vedete, errore madornale per quanto riguarda le divise. Giochiamo con nero e nero. Purtroppo questo è un bug che spero verrà risolto quanto prima. E allora, Lucas Grigor, lo capiamo che il Napoli dà i nomi, ovviamente. Grigor qui che mette al centro per Luca Morgan, il palo addirittura. C'è calcio d'angolo, è bruttissima questa immagine, ragazzi, da vedere. Siamo tutte e due con le maglie nere, non capisco perché Napoli non abbia la sua prima maglia, non lo capisco proprio. Colpo di testa qui di Jacques, adesso che riprende la sfera se la porta, ma arriva Ederson a rompere l'equilibrio. A dare un break, come si suol dire. Stankovic che adesso chiama i giocatori al piazzamento per la battuta lunga. Di testa Joao, arriva Shraoui. Morgan, attenzione Morgan, tu per tu con Stankovic. No, spreca malissimamente il vantaggio del Napoli al 19esimo. Ma c'è ancora Luca Netz dalla bandierina. Mette al centro. La va a riprendere Shraoui, che finora non si è infortunato. Sono passate già 4 partite, mi sto meravigliando. Aslani per Joao, non si capisce niente. Meno male che ci sono i nomi, non si capisce proprio nulla. Ora Stankovic, siamo al 21esimo. Shraoui al centro per Joao, Joao per Carrasco. Carrasco di prima a Morgan. Morgan alza la testa, appoggia male. Aveva appoggiato per Shraoui. Ramai, Pepe che la sradica dai piedi, ancora Ederson che la va a riprendere. Morgan, attenzione il tiro, la botta di Joao. Joao, ragazzi, ma no, era Ederson. Ma Joao ed Ederson molto sul pezzo in queste partite. Luca Netz dal centro, Pavlovic per Shraoui. Shraoui, la grande botta, ancora Luca Netz. Luca Netz indietro per Morgan, dentro l'area di rigore, si allunga, perde la palla, ancora la va a riprendere sempre Morgan. Bella questa apertura, Ciamma Ighella la butta fuori. Luca Netz, siamo al 42esimo, risultato ancora sullo 0-0, però è il Napoli che si sta rendendo pericoloso. Il Torino prova a ripartire da dietro in contropiede, ci sta provando adesso con questa incursione centrale. Adesso Moreira sulla fascia di destra, adesso prova a alzare la testa, mette al centro un colpo di testa qui a ributtare. Arriva Xbavanovic, Pepe, Ciamma Ighella, attenzione, il gran gol di Ciamma Ighella. Torino in vantaggio, ma che cazzo, Torino in vantaggio, signore, qui all'Olimpico. Pepe serve per Ciamma Ighella che si gira, guardate che bellissima conclusione. Ceciu qui molto impreparato, molto molto impreparato. Allora si va di offensiva, signori, risultato a sorpresa qui all'Olimpico. Era il Napoli che aveva fatto la partita fino ad ora, il Torino alla prima occasione ci ha buttati a terra. Ma c'è tutta la ripresa, signori, con un Joao 6.4, Shraoui 6.5, Billani 6.5, Grigor 6.4, Luca Netz al centro, colpo di testa, alto sopra la traversa. Ora Shraoui, palla facile per Stankovic che comunque non rischia, mette in corner. Battuta conseguente, sempre Luca Netz. Dal corner al centro, altra palla difesa molto bene. E allora, avvicendamento nelle file del Napoli. Direi che cominciamo a far uscire Luca Morgan, che ha sprecato l'unica ghiotta occasione che abbiamo avuto in tutta la partita. Entra Alvarez, esce anche Shraoui ed entra Baturina. Ci sarebbe anche Alfonso da fare giocare, questo ragazzino, ma non mi sembra la partita giusta per lui. Allora facciamo entrare Baturina in campo. Queste sono le prime due sostituzioni che facciamo. Pronto anche ad uscire Joao, che sta giocando malissimo. Io domando di più, ma ho come la sensazione che di più di così Napoli non riesce a fare. Colle preso a freddo. Facciamo uscire allora anche Joao, pessima prestazione per lui. Entra al suo posto Nicolau, che però è nervoso, quindi attenzione. E il Torino che adesso
ha in pugno l'incontro, l'inerzia, con molta calma gestisce la palla con questi passaggi orizzontali. Adesso provano a verticalizzare, qui ancora caccia Magichella, fine della partita. Il Torino batte probabilmente il Napoli, arriva probabilmente la prima sconfitta in campionato di quest'anno degli azzurri, qui con un Ciammaglichella splendido oggi, ha fatto fuori Pavlovic che praticamente non ha nella velocità la sua prima caratteristica. 2-0 Torino, brutta, bruttissima la prestazione del Napoli, passo enorme indietro. Nicolau la prova a riaprire, Carrasco ancora per Ederson, ma è chiuso benissimo il Torino, ragazzi, non ci dà spazi. Ancora Nicolau per Carrasco, Carrasco dentro il gol di Carrasco che accorcia le distanze al 70esimo. C'è tempo. Rivediamo il gol di Carrasco. Nicolau appoggia qui, grande dribbling su Pedro Ganches e fa fuori anche Stankovic. 2-1, partita ancora riaperta. Sta scorrendo via il tempo regolamentare e probabilmente anche i 5 minuti di recupero, con il Napoli comunque all'arrembaggio, con il nostro portiere fuori dai pali. In questa occasione Baturina, il gol! Forse c'è qualcosa? Non capisco dov'è l'arbitro. Non capisco dove sia l'arbitro. Revisione del gol. Il gol viene concesso. Il Napoli la riagguanta al 90esimo con il neo entrato Baturina che salva il risultato. Guarda, no, è Nicolau. Nicolau su assist di Baturina. 2-2 e il Napoli la recupera in extremis, signori. Incredibile. Incredibile, avevamo dato ormai per spacciato il Napoli, ma finisce con questo risultato che purtroppo però non è comunque sufficiente. 2-2 a Torino, ma meglio che ovviamente una sconfitta. Sulla sono imbarazzato per la prestazione, se guardi i numeri avremmo dovuto vincere senza ombra di dubbio, ma meglio ovviamente di perdere, su questo non c'è dubbio. Va bene, il Napoli risponde purtroppo con un pareggio alle vittorie di Juventus ed Inter e ora si aspetta quello che farà il Milan. Non è proprio una gran bella partita, se proprio dobbiamo essere sinceri. Consigliamo il riposo ad Aslani e cominciamo a mettere riposo anche Pavlovic, che salteranno probabilmente la partita di Champions contro il Borussia Mönchengladbach. Allora, il Milan è impegnato a Udine, partita e trasferta molto difficile, la Roma a Padova contro il Cittadella, Parma a Sampdoria, Cagliari Monza e Atalanta Pisa. L'Atalanta deve necessariamente vincere se vuole riprendere un attimino la corsa verso la Europa League. Un risultato negativo potrebbe anche far saltare la testa all'allenatore quest'oggi, quindi è importante per i bergamaschi la vittoria. E allora l'Udinese frena il Milan al Friuli per 0-0, la Roma batte un Cittadella in caduta libera, la quarta se non terza sconfitta consecutiva, il Parma Sornione batte la Sampdoria per 1-0, 5-1 del Monza a Cagliari e l'Atalanta fa la sua partita, vince 2-0 contro il Pisa e sale all'11esimo posto. Ancora devono giocare Verona-Lazio, la Lazio ultima in classifica, anch'essa chiamata ad una vittoria. E allora Lazio-Verona concludono la giornata con la Lazio sempre più ultima in classifica che perde addirittura 4-1 in casa contro il Verona, e questa è una partita che probabilmente lascerà degli strascichi e ovviamente potrebbe anche cadere la testa del mister, perché dopo 8 giornate la Lazio è con soli 4 punti in classifica e quindi è crisi nera. E allora siamo giunti all'ultima partita del nostro video di oggi, la sfida di Mönchengladbach, si gioca in trasferta contro i tedeschi e questa è una partita che noi dobbiamo necessariamente vincere, ragazzi. Cosa c'entra Pavlovic là dietro ancora non mi è chiaro. Giocherà oggi Sene titolare, lo riprendiamo. Aslani a sinistra, cosa c'entra? Cosa c'entra Aslani a sinistra?
Allora, ragazzi, un po' di confusione. Allora, Slani deve andare qua dietro, Baturina va a sinistra, Pavlovic si accomoda al posto di Villani, dopodiché Villani se ne va in panca e gli subentra Sene. Grigor Nets sulle fasce, Cecu in porta, Ederson, Joao e Aslani, il trittico Baturina, Carrasco e Sene, oggi rifiata un po' di gente, tra cui per l'appunto Shraoui. Signori, allora, questa è partita che si deve vincere, ci vediamo quindi in campo. Allora, il Borussia Mönchengladbach con allenatore Bruno Labbadia si presenta con Majewski, Emerson, Royal, Scholl, Incapié, Andrei, Tomic, Uedraogo, Devine, Rutter, Vink e Beyer. Mi sembra una finestrocca. Allora, ragazzi, qui se vogliamo ambire a qualcosa di più, dobbiamo vincere. Se vogliamo essere un napolino così, che quest'anno partecipa solamente alla Champions finché può, allora usciremo sconfitti da questa seconda trasferta consecutiva. Momento del canto del Champions League Dam, mentre fanno il loro ingresso in campo le squadre. Questa volta il Napoli è nero, però almeno la squadra di casa è bianca. Non capisco per quale motivo non usiamo la nostra casacca originale. C'è qualcosa che non mi quadra nella... Vediamo un attimino, ragazzi. Mi fate vedere le maglie. Perché non usiamo quella di casa, la prima, e usiamo sempre la terza, che poi dall'altra cosa quella non è la terza perché è proprio nera. Boh, vabbè. Parte Borussia Mönchengladbach Napoli, signori, ultima partita del nostro video di oggi. Con Napoli che è chiamato a vincere, ragazzi, perché in questo momento abbiamo solo 3 punti. Una vittoria oggi ci riporterebbe lassù nella parte più importante della classifica. Non capisco questa immagine. Perché c'è questa immagine? Scusate. L'immagine va tolta. Poi c'è stata una prima azione, non ho capito bene perché non l'ho seguita bene. Allora, Joao va sostituito, ragazzi, perché si è infortunato. Quindi facciamo subito uscire Joao e entra Nicolau al posto suo. Allora, ragazzi, primo tempo finisce 0-0, però c'è ancora una volta un bug. Quando ci sono le azioni rimane praticamente la schermata delle classifiche dei risultati. E dobbiamo prendere le cose dal verso giusto. È ancora una versione in beta, quindi capite bene che ci possono essere queste problematiche. Infatti vedete che ora c'è... non si vede la partita, cioè la partita la vedete, sì, ma ci sono al lato le varie... Potessimo togliere anche queste schermate, non mi dispiacerebbe affatto. Non so che cosa l'ha premuto... Ecco, ok. Proprio nel momento in cui Baturina segna la rete, quindi non era un bug, eravamo noi che avevamo premuto il pulsante sbagliato. Baturina porta in vantaggio il Napoli al 52esimo, rivediamo l'azione... E rivediamo questo splendido gol. Qui bella l'apertura ancora. Baturina. Guardate che bel piazzato. Un gran gol. 1-0 Napoli, ragazzi. Bene così. Risolleviamo la classifica. Che adesso appena si aggiornerà vedrete il Napoli ripiombare su. Dobbiamo avere 5 punti. A pari con Paris Saint-Germain e Rennes. Ancora la classifica però non è stata aggiornata. Forse perché già ci vedono con il pareggio. Non lo so. Tarda un po' comunque, ancora le dinamiche non sono state, come dire, cambiate bene. Infatti ancora noi non abbiamo 5 punti, ne abbiamo ancora 3. Ma l'aggiorneranno la classifica, mi auguro. Quando dicono loro, noi avremo 5 punti, Ah, eccoci, adesso siamo spuntati. Va bene, signore, 71esimo. Sostituzioni. Allora, esce Carrasco, no, esce immediatamente Aslani ed entra... Io avrei fatto giocare, avrei portato Garner, però abbiamo Villani, facciamo uscire anche Pavlovic, avevamo promesso il riposo e non l'abbiamo fatto, gli entra Ceci, dopodiché abbiamo un ultimo cambio da poter fare, però me lo risparmio per la fine, ancora ci sono 20 minuti praticamente alla fine della partita. Attenzione, ancora il Napoli dalla bandierina, dai 25 metri con Baturina che mette al centro, in verità era un tiro cross, il portiere del Borussia non se l'è sentita, l'ha messa in calcio d'angolo. Allora Luka Netz, Elwig indietro per ancora per Baturina, Luka Netz la botta, aveva provato il piazzato, la palla va in fallo laterale. Un bel Napoli comunque, un bel Napoli. Cecu
80 sul cronometro. Ceci, Ceciu e Ceci. Nets. Nets, grande crescita per lui quest'anno, eh. Giocando veramente molto bene sto ragazzo. Attenzione, Moma de Sene. Sene dentro l'area ancora. Carrasco, qui provato ad ingaggiare un filtrante. Rodriguez si allunga lungo la fascia. Attenzione, si porta via la sfera. Si fa praticamente 100 metri indisturbato. Giorginio alto sopra la traversa. Rischia il Napoli. E allora dobbiamo far uscire Ederson, ragazzi, perché sta deambulando. E lo facciamo entrare al posto suo. Non abbiamo chi far entrare. Potremmo far giocare Baturina là. Shraoui al posto suo. Mettiamo allora Baturina al posto di Shraoui. Baturina va a fare centrocampista di quantità. La vedo malissimo, però va bene, non possiamo fare altro. Ederson proprio stava zoppicando. Ceciu. Nets di prima per Baturina, che adesso è in una nuova posizione. Vediamo che cosa fa Baturina. Che non sembra comunque... Sì, sembra proprio accusare il colpo. Andrei al centro. Altro colpo di testa. Incredibile. Rischio all'87esimo. Borussia Mönchengladbach che adesso mette il piede sull'acceleratore per provare a pareggiare questo incontro. Andrei al centro e Ceciu. Qui la prende facile. Con calma. Con calma. Partita conclusa, il Napoli batte il Borussia Mönchengladbach in trasferta e adesso si affaccia nelle zone più interessanti, quindi frutto di una vittoria e due pareggi, un bel momento per il Napoli, come vedete in classifica adesso è a due punti praticamente dal Paris Saint-Germain terzo. Questo è un bene, anche perché le prossime partite mi pare che cominciano ad alzarsi un attimino di livello. Noi riceviamo 2 milioni e 8, che male non ci fanno, che come vedete adesso ci riempiono le casse. E questo è un bene, anche perché aumentiamo anche il nostro budget per i trasferimenti. Quindi da queste vittorie qualcosa va anche nel budget trasferimenti, che poco fa avevamo 7 milioni e 8, quindi va bene così. Va bene così. Infortunato Joao per un paio di giorni, un po' di più, quindi salterà probabilmente la partita contro la Spalla in casa Ederson, e per il resto siamo a posto con una classifica che ci vede al terzo posto, a pari punti con la Roma, ad un punto dal Milan e a 4 dalla Juventus. Per quanto invece riguarda il calendario, le prossime 3 partite avremo Spalla Udinese e il Betis in casa, quella partita di Champions League. Ragazzi, commentate, condividete, pollicciate in su, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ciao!